Allora, Orduna, palleggiatore della Tonazzo, diciamo poco prima di accendere il microfono, è strano, MVP della serata, perdete 3-1, mantenete testa alta in casa di un Molfetta che aveva fatto secco qui anche se al tie-break, ma 3 a Trento. Nei momenti clou siete usciti fuori negativamente, primo, soprattutto secondo set, quando avete avuto quella palla in ricostruzione che poteva chiudere il secondo set, insomma ne avete sprecate di occasioni. Sì, purtroppo ci sta capitando che nei momenti importanti da chiudere il set facciamo un po' di fatica, si vede chiaramente, abbiamo perso 2 set ai vantaggi, principalmente il secondo set dove abbiamo avuto il contrattacco per chiudere la partita e non siamo riusciti neanche a alzare la palla. E quegli errori si pagano così, perdendo la partita 3-1, perdendo 3 punti. Noi comunque teniamo la testa alta e dobbiamo guardare avanti e pensare a lavorare. Per la prossima partita giochiamo in casa con Città del Castello e lì sì, dobbiamo giocare per vincere. Senti, questa Superlega non ci sono retrocessioni, ma tu che sei un atleta professionista vai in campo per vincere, questi 7 punti in negativo pesano, no? Quando vai in campo, nel senso che vuoi una classifica migliore ma non ci riuscite, hai delle spiegazioni perché? Perché stasera avete sicuramente giocato una partita lineare, io ho detto in telecronaca non è stata assolutamente una bella partita, questo penso tu sei d'accordo con me, molto caos su ogni fondamentale, però i 7 punti di Padova a mio avviso sono un po' pochini. Sì, della partita diciamo che sono stati tanti errori delle due squadre, sia in battuta che in attacco, tutte e due abbiamo sbagliato troppo, cioè la qualità della partita non è stata, diciamo che è stata bella. E poi per i punti in classifica, sì, 7 punti sono pochi. Abbiamo sprecato un paio di partite all'andata dove sicuramente potevamo vincere e potevamo avere qualche punto in più in classifica, almeno 6 punti in classifica dovevamo avere, però la realtà è che abbiamo 7 punti e che dipende solo da noi fare meglio. Questo risultato, seppur negativo, ma con una prestazione contro una formazione che in piena lotta a playoff, vi dà più serenità nel giocare o nel costruire o nel lavorare meglio in settimana ora? Cioè, dal mio punto di vista purtroppo no, perché da un po' di tempo che stiamo giocando bene. Innanzitutto c'è Molfetta in casa, gioca molto bene. Ha vinto delle partite contro Macerata, contro Trento, quindi vuol dire che in casa sta facendo bene. Però noi purtroppo giochiamo bene, abbiamo giocato bene in casa contro Macerata, bene contro Modena, però non vinciamo. Quindi inizia a essere pesante, dobbiamo iniziare a lavorare per andare a vincere, essere più determinati, più cinici e cercare di fare i punti. In bocca al lupo. Crepi.